Siamo con Marta Bifano e Alessia Moio, benvenute, che ci presentano qui al Todi Festival 2013 Gilda Mignonette. Cominciamo dalla protagonista. Raccontaci chi era Gilda Mignonette e perché la portate in scena. Allora, Gilda Mignonette era una cantante che esordì molto presto nel campo del teatro e della musica e nel 1924 si recò in America in tournée. Avrebbe dovuto rimanere 24 mesi e invece ci rimase 29 anni. Lì trovò l'amore con questo straordinario compagno che lei ha avuto, peraltro più giovane di lei, che è stato poi il suo impresario, si chiamava Frank Acerno. Loro avevano un teatro a New York, sia Acerno che suo padre, Feliciano Acerno, e avevano questo teatro che da poco si stava trasformando in teatro musicale. Sapete benissimo che nella storia del teatro, diciamo precedentemente, soprattutto in America, le arti sceniche erano dedicate agli spettacoli circensi, o quelle dei mostri, un po' Metropolis. Poi si trasformarono in musical, quelli che poi sono stati i semi di quello che poi è stato il cinema musicale. La Mignonette non amava il cinema, infatti ebbe una scrittura dalla Paramount per fare un film con Valentino e non accettò di farlo. Per lei, ed è una frase, cito una frase dello spettacolo, il palcoscenico è carne e sangue. Quindi questo è fondamentale per lei, è una donna sanguigna, passionale, in questo mi sento ancora molto vicina a lei perché mi autodefinisco una persona di passione, mi piace dare emozioni al pubblico. Chiaramente è stato un personaggio molto mitizzato dalle varie attrici e cantanti napoletane, è stato interpretato da tante cantanti, attrici, ma il fatto vero è che non è importante soltanto interpretare una canzone o saper cantare, è arrivare all'anima di un personaggio. Io mi reputo solo un'attrice che canta, non certamente una cantante. In questo ho badato molto di più all'anima e alla spiritualità e di cogliere quello che può essere stato il sentimento che ha accompagnato il suo sentirsi emigrante, per quanto un emigrante di prima classe. Regina degli emigranti vuol dire appunto sentirsi una emigrante comunque, per questo senso della nostalgia, lontana da casa e di avere la responsabilità di mantenere le famiglie. E cito un'altra frase dello spettacolo: famiglie che non poteva mancare. Gli emigranti hanno amato moltissimo questa cantante, tanto che l'hanno definita loro regina degli emigranti, ma lei amava farsi chiamare regina perché era una donna molto teatrale, realizzava da sola le sue mise, i suoi abiti, e questi erano abiti molto molto ricchi, molto fascinosi, dotati di piume, paillette, lustrini. Del resto noi ci troviamo in pieno periodo degli anni folli. Sono stata felice di avere costruito questo progetto insieme a un gruppo straordinario, partendo dal regista con il quale andiamo a consolidare il nostro rapporto artistico, Riccardo Reim, con Massimo Abbate, con il quale abbiamo esordito ragazzini a 17 anni e ci ritroviamo come fratelli ancora sulla scena, e poi queste due scoperte straordinarie che sono Sergio Colicchio e Alessia Moio, due talenti assoluti. Dopodiché voglio ringraziare le persone che mi sono state a fianco in questa operazione, prima di tutto gli scrittori Guido Polito e Francesca Pedrazza Gorlero, Gaetano Russo per l'impianto scenografico e Bice Minori per i costumi che hanno il sapore dell'epoca. Addirittura io ho un abito autentico del 1920 che ogni tanto va rinacciato in piccoli momenti del tulle, perché veramente ho il terrore a volte di metterlo addosso, però ha il sapore e la polvere di quegli anni. Le decorazioni sono affidate a Massimiliano Di Grazia e
Questo spettacolo, grazie a Silvano Spada, ha debuttato qui, ma in realtà è legato all'anno della cultura italiana in America. Quindi noi nel 2013, alla fine del 2013, ci troveremo in America grazie all'ASMEF che cura le giornate dell'emigrazione. Sono stati i nostri compagni produttivi, ci conducono per mano a Brooklyn, Miami, Toronto, Washington, e quindi per me è come ripercorrere un po' la stessa strada, Napoli, New York. Marta ha parlato della musica, dell'importanza della musica, e qui subentra proprio il tuo ruolo, sì, che è quello di? Quello di cantare, di suonare, di esibirmi come musicista, quindi cercare di portare in vita sul palco comunque quello che erano gli emigranti, quelli là che amavano la musica e che comunque a Napoli partivano, lasciavano Napoli per aprire davanti a loro nuovi orizzonti, nuove insomma avventure, dovevano aiutare, come diceva prima Marta, alle famiglie a casa, e quindi io un po' mi sento anche, io mi sento proprio un emigrante, per esempio, veramente, perché nella vita un po' ho fatto anch'io così e faccio ancora così. E, niente, io sono molto felice di far parte di questo cast insieme a un'attrice che è sprecata a volte per queste, secondo me dovrebbe fare ancora molto 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 di più, perché è una grande, io ho una stima di lei veramente, no, perché è qua bravissima, insieme al maestro Sergio Colicchio, è un grande pianista. Io ecco, vogliamo allora invitare tutti a venire a vedere lo spettacolo, sì. Vogliamo magari cantare una canzone, un qualche brano, così da invogliare tutti a venire. Prego. Amore, sax, trumette, banjo, chitarra e jazz. Una cosa nuova, una cosa fresca, che te ne nomma mesca Francesca. Basta, t'amore, rire, e se spasse. Scete, vai assa. È con noi Riccardo Reim, regista di Gilda Mignonette, la regina degli emigranti. Chiediamo al regista, già dal titolo, la regina degli emigranti, quindi questa cosa che ciclicamente si ripete in Italia, dei talenti che sono costretti ad emigrare 100 anni fa come oggi. Sì, la regina degli emigranti, Gilda Mignonette, perché lei cercò un terreno fertile per il proprio talento altrove. Cioè, Gilda partì per gli Stati Uniti allo scopo di restarci praticamente un mese, ci restò 26 anni e divenne un simbolo, cioè divenne la voce italiana degli emigranti, quindi in terra d'oltremare. Ebbe una carriera molto fortunata e diciamo la leggenda romantica di Gilda Mignonette è dovuta al fatto che morì nel viaggio di ritorno senza rivedere Napoli. Questo fa un po' sceneggiata. Ecco, raccontiamo anche un po' la scena, appunto, un po' da veramente spettacolare della sua morte. Ma la scena non è tanto spettacolare, nella realtà non è spettacolare, che morì di cirrosi epatica molto volgarmente, quindi non è spettacolare. Morta di cirrosi epatica, era molto malandata, perché credo che bevesse abbastanza negli Stati Uniti, aveva sposato un'americana e si era adeguata al clima di quegli anni. Io ho ripreso lo spettacolo che non racconta la storia, non è che ci mettiamo a raccontare la storia di Gilda Mignonette, che non interesserebbe nessuno, raccontiamo casomai la storia di un mito. Gilda è colta negli ultimi momenti, la scena è una grande pedana con un pianoforte a mezza coda, pochissimi arredi e un grande scivolo che è il letto di Gilda. Gilda è colta in questi momenti in cui sta male di continuo e il tempo si sovrappone al passato, al presente, al reale, al non reale, in una chiave chiaramente straniata. Io non ho mai amato il teatro realistico né il teatro narrativo, lo trovo di una noia abissale. La cosa più difficile è stata evitare, parlando di Napoli, che è una città con una grossa tradizione folclorica, di diventare folcloristici. È chiaro che la mandolinata con la bella canzone non me ne frega niente di farla, non l'ho fatta.
e tranne una che è Tamuriata americana, che fa una rivisitazione di tutte le fronde limone, c'è tutto, e quindi mettere tutto è come sottrarre tutto. Il resto invece è interpretato in chiave brechtiana, interpretato in chiave assolutamente molto rigorosa, anche come impianto luminotecnico, che è stato piuttosto difficile farlo alla Sala Jacopone, riproporlo, però insomma alla fine ce l'abbiamo fatta. Ed è, cioè, non è lo spettacolo delle belle canzoni napoletane, ne hanno fatti tanti, non c'è bisogno che lo faccia io, e credo che non gliene freghi più niente a nessuno. A me comunque no, non è un musical, è una serata con recitazione e musica, un saggio musicale su Gilda Mignonette, potremmo dire, anche divertente, anche divertito, molto bello dal punto di vista dei costumi, sono i costumi sono anni 20-30, è uno spettacolo a suo modo molto ricco, ma anche poi alla fine anche molto accattivante, perché insomma le canzoni ci sono, anche se in chiave non tradizionale, anche se in chiave rivisitate, per esempio delle canzoni di Giacca, il repertorio di Giacca è quello dei Fini di Citore che fa Massimo Abbate molto bene, piuttosto rare, una è Papelo Marenar, altra è Cinematografo, sembrano delle sceneggiate, cioè Cinematografo, lui uccide l'amante perché vedendo sullo schermo la donna che tradisce capisce che lei l'ha tradito, delle robe ragazzi, qui c'è una salutare distanza ironica. E c'è un rivisitare anche un problema che oggi appunto è abbastanza evidente, che anche allora, cioè l'Italia non è mai stata un paese grato ai talenti autoctoni e quindi bisognava andare via, e oggi è proprio una fuga, una giusta fuga da questo paese secondo me. Io se fossi più giovane sarei fuggito al volo, e quindi anche per un paese che non ha nessuna speranza, forse anche meglio che non ce l'abbia.